Amici di TG Plus, buongiorno. Oggi parliamo di nutrizione. Lo facciamo con la nostra ospite Fabiana Baroni, che è biologa nutrizionista. Fabiana, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno, grazie di essere con noi. Allora, iniziamo parlando di frutta e verdura, spesso famigerate soprattutto per i più piccoli. La domanda che volevo farle è perché è importante in realtà consumarle abitualmente? Perché? Perché la frutta e la verdura, sono ricche di vitamine e minerali che sono essenziali per il buon funzionamento del nostro organismo. E questa è la prima cosa. Poi sono ricche di fibra alimentare, sia di tipo solubile che di tipo insolubile. La fibra alimentare ha moltissimi benefici, fra cui migliorare la funzionalità intestinale, nutrire appunto la nostra flora batterica intestinale, ma anche aiutarci ad avere un miglior senso di sazietà. Questo chiaramente è molto importante perché ci consente appunto anche di mangiare in modo migliore, no? E di evitare anche di spelluzzicare tante volte come succede dopo i pasti. Quindi anche a mantenere il peso un pochino più sotto controllo. Ma non solo, frutta e verdura sono ricche di molecole dal potere antiossidante e antinfiammatorio. Si tratta proprio di un mix di molecole ancora del tutto neanche conosciute, che dimostrano però benefici per quello che riguarda la prevenzione delle patologie, diciamo, croniche, in particolar modo quelle cardiovascolari. Quindi diciamo i benefici della frutta e della verdura sono numerosi, va mangiata e soprattutto va mangiata nella giusta quantità. Quindi quello che si consiglia per avere questi appunto benefici è di mangiarne almeno 800 grammi al giorno. Quindi due porzioni di verdura da 200 grammi e tre porzioni di frutta da 150 grammi ciascuna più o meno. Oltre a questo, è molto importante andare a variare la frutta e la verdura che si mangiano. Non bisogna essere monotoni nelle nostre scelte, proprio perché ogni tipo di frutta e di verdura ha delle caratteristiche e delle molecole antinfiammatorie un po' diverse. Quindi è importante mangiare la frutta tutti i giorni nelle giuste quantità e anche variandola e alternandola nel modo giusto. All'inizio, quando ho introdotto l'intervista, dicevo oggi parliamo di nutrizione. In realtà avrei dovuto dire oggi parliamo di nutrizione consapevole. Ah, sì. Chiedo perché è importante proprio parlare di consapevolezza quando si parla di nutrizione. Perché, cosa vuol dire essere consapevoli nelle scelte alimentari? Fare le scelte che sono più giuste, più adeguate, per soddisfare i nostri bisogni nutrizionali, sia in condizioni fisiologiche che patologiche. Questo ci permette di migliorare il nostro benessere quotidiano e la nostra salute. Però l'altra cosa importante è che la nutrizione consapevole ci aiuta anche ad approcciare come mangiamo e l'alimentazione in un modo un po' diverso. Quindi prestare attenzione anche a come mangiamo, a qual è il nostro atteggiamento, a come assaporiamo e gustiamo il cibo, perché comunque è fondamentale, no? Fa parte anche questo dell'esperienza del mangiare, anche la convivialità, tanti aspetti che esulano un po' solo da quello che mettiamo nel piatto e sono altrettanto importanti per il nostro benessere psicologico. Altra cosa da tenere presente è che parlare di nutrizione consapevole può anche avere un impatto a livello più ampio, no? Anche a livello di società, perché praticamente se noi facciamo delle scelte un pochino appunto più ponderate, che ne so, passiamo dalle proteine animali e magari mangiamo un pochino più di proteine vegetali, sappiamo che questo può avere un impatto positivo, per esempio, anche sull'ambiente, perché comunque gli allevamenti intensivi hanno effetti sull'inquinamento, eccetera. Quindi nutrizione consapevole è nutrirsi in modo consapevole è importante sotto vari aspetti, per la nostra salute, per il nostro benessere, ma non solo, anche per la salvaguardia dell'ambiente e anche per un aspetto di benessere psicologico e mentale. Quindi sì, assolutamente nutrizione consapevole lo trovo fondamentale come tipo di argomento da portare avanti.